Benvenuti stasera su Volt Lab, oggi puntata speciale con un ospite speciale. Siamo qui di nuovo appena dopo le feste con il mitico, l'unico, lo speciale, l'uomo speciale del Natale. Quindi lo andiamo a presentare subito, il nostro carissimo Babbo che oggi ci ha raggiunto qui virtualmente nella nostra sede virtuale che è solito ospitare personaggi appunto che si impegnano a livello sociale e artistico. Oggi facciamo una diretta con lui di nuovo perché l'avevamo accennato, l'avevamo detto nella scorsa puntata che ci sarebbe stato un secondo appuntamento appena dopo le feste. Io intanto sto attendendo che ci raggiunga con la slitta di nuovo, però oggi possiamo fare dei discorsi un po' più approfonditi, un po' più con calma, perché i suoi impegni sono oramai quasi giunti al termine per questa stagione. Ve lo presento, eccolo qua, l'unico, mitico e inevitabile. Ehi, c'è un problema? C'è un problema? Eccolo qua. Buonasera. Oh, buonasera, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Graziano, grazie per avermi invitato un'altra volta a questa diretta live sui nostri social. Mi fa piacere che ci hai raggiunto. Mi fa piacere molto che ci hai raggiunto. Vedo che ci seguono già tante persone numerose e vi ringraziamo. Io per prima cosa vorrei appunto salutare il mio amico Manuel da Modena, che dice a grande richiesta perché lui veramente è stato super propositivo. Perché ha detto no, un'altra diretta con Babbo Natale, perché non è riuscito a seguirla la diretta della volta scorsa, quindi non sapeva che c'era un secondo appuntamento. Ora, intanto che condividiamo io e Babbo Natale la diretta sui social, e invito Manuel, invito anche a te di condividere i social. Anzi, la butto lì. Se vuoi partecipare come il professore Mario Manzi ha partecipato la scorsa volta, ti mando il link in privato. Puoi fare anche tu le domande, perché me l'hai richiesto, puoi fare anche tu le domande al caro Babbo Natale. Intanto, come abbiamo fatto evidenziare la volta scorsa, Volta Lab Meets Babbo Natale parte 2, per contatti vi lasciamo i contatti di Facebook del caro Babbo, che caro Babbo Natale, che si è prodigato questo Natale particolare, ce ne parlerà a breve. E niente, io voglio sempre ringraziare tutti che interagiscono nelle dirette, voglio sempre ringraziare tutti quelli che prendono con entusiasmo queste piccole iniziative, e voglio ringraziare sia il mio amico che non è presente qui, che è Giovanni Battista, perché lui partecipa sempre a queste dirette, quindi magari ci starà vedendo, e voglio ringraziare anche Babbo Natale che si è prestato ancora una volta a questa intervista, a questo incontro, un po' più informale rispetto alla volta scorsa. Quindi a dibattito voi quello che potete chiedere al mitico, chiedelo voi perché è un'opportunità più unica che rara. Insomma, intanto vedo un commento. Purtroppo sto senza mouse, quindi questo mouse ogni tanto fa questo mio pad, fa un po' i capricci, mette e toglie da solo. Infatti devo risolvere. David, se si mette sta cosa, David from Georgia. Ciao David, grazie. This is a live stream opportunity to talk with Santa Claus tonight. So if you have some question to Santa Claus, E così se ne andò Graziano. Abbiamo avuto qualche problema. Graziano, se la regia mi dice qualcosa.
Vabbè, in attesa che Graziano torni un'altra volta, io saluto Manuel, gli faccio tanti saluti e sono contento che voleva l'incontro con Babbo Natale anche in modo virtuale. Un saluto a Devi, eccolo qua Graziano, eccolo qua. Scusate, ci sono sempre dei problemi di connessione. Secondo me è il posto. Ma dalla prossima volta provo a cambiare connessione. Comunque ci sta David from David. I don't know if you listen the greetings that I made to you previously. If you have a question to Santa Claus, please tell me, write, and I will translate for Santa Claus. He will talk only in Italian for tonight. And yeah, I will wait about this. It's a live streaming about Christmas. Ok, c'è una prima domanda e dice Maria dice Babbo Natale, com'è andato il Natale col Covid? Allora, innanzitutto un saluto a Maria Innocenti. Babbo Natale, com'è andato con il Covid? Il Covid, diciamo, l'abbiamo combattuto con la piattaforma virtuale. Io credevo che si risultava diverso rispetto a come poi si è rivelato. Cioè, è andato tutto secondo i miei pronostici, cioè interagire con i bambini. Ma soprattutto un grazie fondamentale ai genitori, perché i genitori veramente hanno saputo creare l'atmosfera, hanno capito io da fare. Tanto è vero che io ho qui delle letterine, cioè mandate dai genitori, quindi io le ringrazio a una, vedete che le famose letterine. Quindi un applauso non va a me, ma va ai genitori dei cosiddetti bambini, perché hanno veramente capito come dovevamo comportarci. Babbo Natale è entrato nelle case, ma il protagonista non è stato Babbo Natale, ma sono stati stessi bambini i quali con l'interazione, con lo scambio di messaggi, veramente. Ho trovato bambini intelligentissimi, i quali con gli indovinelli hanno subito capito il regalo dove era nascosto, e quindi anche un grazie ai genitori, ancora, i quali veramente hanno saputo creare quell'atmosfera come se Babbo Natale veramente sta lì nelle case, anche se era in forma virtuale. Quindi ti sei divertito lo stesso, in pratica. Ti sei divertito lo stesso, Il no? Hai. divertimento è stato sì, sempre è stata un'esperienza nuova. C'è da dire che è stata un'esperienza nuova. Io ogni videochiamata che Babbo Natale faceva, Babbo Natale gli batteva il cuore, perché non sapeva il bambino come poteva interagire. Fortunatamente, un po' i genitori, un po' io, siamo riusciti a portare Babbo Natale nelle case dei bambini. La presenza di Babbo Natale c'era, anche se molti bambini mi hanno detto: Babbo Natale, però ci devi fare una promessa, che l'anno prossimo vieni e non c'è il Covid. E speriamo di riuscire a mantenerla questa promessa. Quindi significa che Babbo Natale, con tutta la tecnologia, come già abbiamo detto nella scorsa diretta, Babbo Natale lo vogliono cercare, lo vogliono trovare e soprattutto vogliono la sua presenza lì. Ma non solo i bambini, anche i grandi. Quella è la scusa dei bambini, ma il Babbo Natale, vivere quei 30 minuti, 40 minuti di gioia, lo vogliono soprattutto i grandi, i quali. Va tutto il mio sostegno, perché veramente la vita ormai è difficile da combattere. Certo. Quindi trovano quei 40 minuti in me, io perciò ho detto io non sono il protagonista, sono stesso loro, perché sono loro che si vogliono divertire. Intanto io lascio sempre in sovrimpressione la pagina per contattarti, insomma, anche per le prossime iniziative.
Io spero vivamente che si possa fare una cosa un po' più, diciamo, congrua a quello che facevi tu precedentemente, prima del Covid, insomma, dove appunto, cioè, ragazzi, andate a vedere la pagina in sovrimpressione, vedete tutte le iniziative che ha fatto il Carlo. Soprattutto mi ricordo la Notte Bianca a Marigliano, oppure per esempio altre iniziative, anche scopo benefico. E noi comunque come associazione in futuro, se si può, quando si ritornerà alla normalità, perché io sono fiducioso che questa sia solo una fase passeggera, ovviamente coinvolgeremo quanto più possibile il caro Babbo Natale per le nostre iniziative. Ecco perché qui, ecco perché è anche qui la seconda volta insieme a noi, e magari possiamo vedo che ci sono raggiunte persone nuove. Infatti io invito sempre le persone a scrivere nei commenti, soprattutto David, che è in ascolto, se vuoi, come ho detto prima, scrivere qualcosa in inglese, te la traduco e poi ti faccio da interprete anche, babbo, gratis. E niente, io voglio fare una domanda che ti ho fatto anche l'altra volta, che è quella delle esperienze più belle. Non ce ne hai parlato, comunque hai detto che c'è anche coinvolgimento dei bambini, però volevo chiederti, le esperienze belle in questo senso, cosa ti hanno lasciato? Speranza, amore, eccetera, però cosa ti hanno trasmesso, nel senso che volevo, a livello di sensazioni, di emozioni, di non lo so, anche di proprio di impatto in quel momento. Tu hai detto, per esempio, mi batteva forte il cuore, queste cose qua. Ce ne puoi parlare meglio, così per entrare proprio all'interno della dinamica di questa magia natalizia che tu hai portato nelle case in forma virtuale questa volta. Allora, le sensazioni, ognuna è a sé, ognuna è unica. La cosa che a me mi lascia sempre sbalordito è che possono cambiare le tecnologie, possono cambiare tutto quello che vogliamo cambiare, però il contatto umano, cioè il branco, l'essere branco di una comunità, fa in modo che ci vuole l'unione tra più persone. È vero che le nuove tecnologie tipo i social, tipo le email, chi più ne ha più ne metta, può in un certo senso creare delle divisioni. Cioè, prima, negli anni 90, negli anni 80, si mandavano le cosiddette cartoline, ma invece fai la Sono videochiamata, guarda scomparse. zio, guarda nonna, sono scomparsi. Cioè ci manca Sì. l'attesa. Però dire che l'essere umano nasce per essere in una comunità e finisce nel cercare la comunità. Mi piace questa Io visione tribalista di Babbo Natale. Bello, bello. Parlando della storia La comunità, sì, la dell'essere comunità, umano, certo. cioè cosa succede? Succede che tu fai una videochiamata virtuale, no, non siamo soddisfatti, ti vogliamo vedere, ti vogliamo toccare, ma sei vero, sei finto. Cioè, anche se esistono le tecnologie, io me ne sono reso conto che l'essere umano va in cerca sempre del contatto Vabbè, sì. visivo, olfattivo, uditivo, tutti i sensi. Anche il gusto, può sembrare strano, però tu quando vai nelle case fai gustare quel sapore da una cosa virtuale. Lascia stare che i bambini si sono. Tu hai creato una cosa nuova. La macchina virtuale può essere mai che Babbo Natale. Sì, Babbo Natale ti chiama. Però è più magico il contatto visivo, perché tu vai là, fai vedere la tua posizione.
lo la scherzo, imponenza, la imponenza come figura, il esatto. Il bambino, ma no, perché voglio far mettere, ti guarda con quel timore a dire quello sta qua. Il tablet, per quanto è quasi simile, però è sempre distante. Non è quella certo. magia di dire oh, sta Babbo Natale qua. È un surrogato, cioè è un'alternativa, Io insomma. è un'alternativa, però questa alternativa, anche se va bene, però l'essere umano va sempre del contatto visivo, uditivo, olfattivo e tutto il Certo, resto certo. appresso. E questo è un po', diciamo, il lato negativo di questo periodo in cui viene un po' meno questo lato, però, come detto all'inizio, è stato bello Vero, vedere le c'è persone da che si dire. emozionavano, no? Scusa, mi sento sempre un po' in ritardo, Però c'è perdonami. da dire, però c'è da dire che con tutto che c'è l'alternativa, con tutto che c'è la distanza, comunque c'è bisogno di Babbo Natale e c'è bisogno di cosa? Dello spirito natalizio. Babbo Natale poteva anche videochiamare in un'altra stanza. Buia, scuro, con due mobili. Invece no, si sceglie la stanza dove c'è lo spirito del Natale, in questo caso l'albero, ma io potevo anche scegliere il presepe. E lo spirito del Natale, perché se io toglievo l'albero e facevo la videochiamata come stiamo interagendo io e te senza l'albero, non c'era quello spirito del Natale, invece tu tieni Babbo Natale più lo spirito del Natale. Certo. Quindi, per cui fai in modo di viverlo. Cosa che non accade se tu l'albero lo Non ce l'hai. togli. Esatto, Esatto. esattamente. Bella, bella come risposta. Mi piace questa visione di Natale comunitario, comunitarista, insomma, quasi il senso di appartenenza, la figura e tutto il resto. Ma ti faccio questa domanda, che non è farina del mio sacco, ma la fa Manuel. Che è molto simpatica, ma te la leggo subito. E dice: ultimamente si parla tanto, guarda, si parla tanto di negazionisti. Ma cosa diresti tu a chi nega la tua esistenza? Questa è bella come domanda, no? È un po' complicato. Allora, diciamo subito la cosa. Allora, capiamo bene prima il Natale cos'è. Il Natale, dal punto di vista del cristianesimo, è un qualcosa che si aspetta. Si aspetta colui che dovrà salvare, colui che si fece carne per poi salvare l'essere umano dall'imperfezione. Dal punto di vista, vogliamo parlare degli americani, diciamo, più di business. Il Natale incominciò, perché non dimentichiamo che comunque in questi paesi c'è sempre un po' di credenza cinese, perché loro comunque adottano la religione cristiana luterana, diciamo che stiamo sempre lì. Però il problema nasce che non è il fatto se Babbo Natale esiste, se Babbo Natale non esiste. L'importante è capire dal Natale cosa ti aspetti. Cosa vuoi dal Natale? Ma o sta Babbo Natale, o sta X, o sta Y, non ci interessa. Può essere pure che Babbo Natale non esiste, ma tu dal Natale cosa ti aspetti? Qual è lo scopo dello scambio dei doni? Cioè, tu che valore ci dai? Un valore solo economico? Un valore effettivo? Ogni riflessione è personale. Che Babbo Natale porta i doni, ci può stare, ci può non stare, ma tu personalmente, che scopo c'ha questo regalo? Qual è il valore effettivo, affettivo? Qual è?
Punto interrogativo. Quindi il regalo come mezzo per esprimere la gioia del Natale, non come fine, quindi non un regalo fine a se stesso, insomma. E tu cosa ne pensi Regalo. di questo consumismo, caro Babbo? Allora, ognuno di noi vuole un qualcosa dal Natale. Lo aspetta perché sono acquisti, all'aspetta perché per altre cose. Il problema è a se stesso. Lo scopo del regalo non è altro di un donare per renderti felice. È la stessa cosa, io dono, cioè se andiamo ad analizzare la parola di donare, significa che io donare, io prendo una parte di me e te la do. Se io Certo. so che quella parte di me, io te la posso dimostrare pure attraverso una caramella, io te la do. Ma basta, però alla base ci deve essere il donare. Se invece la mettiamo, io ci do il campanello, chi le sta accondendo? No, va bene, non è più il donare, è accondendare. Quindi, tornando al discorso di prima, esiste o non esiste Babbo Natale? Ma alla base che c'è? Punto Ed è giusto, ed è giusto. interrogativo. È giustissimo. Giustissimo. E quindi il significato che uno dà alla donazione, quindi allo scambio dei doni che Babbo Natale vuole far e vincere la fiume, importa il perché. Si colle per apostrofare, diciamo, un grandissimo poeta. Il Vade, no? Diceva: io ho quello che ho donato. Cosa ne pensi di questa frase, caro Babbo? Non ho Ti capito, piace scusi, non ho come? sentito bene. No, c'è un poeta, il Gabriele D'Annunzio, che uno dei suoi motti era: io ho quello che ho donato. Tu cosa ne pensi di questa frase? Io ho quello che ho donato, è quello che stiamo parlando fino adesso. Quindi Cioè, non è. è una Natale. Si estremizza, ma non credi che ci servirebbe applicare questa filosofia di vita, tra virgolette, anche dopo? Cosa ne pensi? Cioè, portare No, la magia del dico, Natale ma anche dopo, nelle azioni, questo è il eccetera. problema. Cioè, se tu mi doni il campanello perché so che con quel campanello io ti dono una parte di me, significa che io nel corso di 364 giorni che succederanno a Natale, io dovrò capire che tu mi hai donato una cosa tua per rendermi parte della tua vita. Cioè, non so se questo è No, un ho gioco di capito. parole. No, sei stato esplicativo comunque. Se io ti regalo il cavalletto del cellulare, ora lo facciamo pure vedere, per non far vedere che sono cose astratte. Cavalletto del cellulare, che è banalissima come cosa, però io so che in quel momento io ti posso donare questa cosa perché tu devi fare un'altra cosa, quindi in quel momento io non è che ti ha regalato il cavalletto e finita lì, io sono colui che te l'ha donato per te e quindi mi sono reso al tuo servizio. Certo. Quindi, essendo che io mi sono messo a tuo servizio, sai benissimo che puoi contare su di me, sulle cose future. Ottimo, ottimo. Intanto vedo un commento e beh, si invoca la presenza di raggiungerci, noi lo vogliamo, noi lo desideriamo, intanto ciao Salvatore, Grande dall'altra Salvatore parte della casa. Ciccarelli. In questo momento sta cenando, quindi non so se sarà dei nostri, però io lo invito Buon sempre. E appetito, anche perché sta dall'altra parte della stanza. Se vuoi se vuoi partecipare, ti condividere metti a questo fianco di piatto me. di pasta. Vabbè, ma
Capisco il messaggio telematico di Babbo Natale, ma il piatto di pasta telematico ancora lo devono inventare. Certo che sarebbe una bella invenzione. Oppure biscotti e latte telematici, quella sì che sarebbe una bella invenzione. No, Comunque, basta, ritornando. biscotti e latte già Basta, abbiamo mangiato alla vigilia. ti sei sfiziato in questi. Ti sei reso pienotto, insomma. Mi fa piacere. E ti volevo chiedere questa cosa. Tu hai detto che. Quelli che hanno approfittato della magia del Natale più che i bambini sono stati anche i genitori. Secondo te, quanto è importante la componente fanciullesca in una persona? Questa è una domanda un po' astratta, però Allora, può essere. il Natale come ogni festa che dai 2 ai 12 anni si vive nella trasmissione. Il genitore come trasmette la vita della festa, così il bambino accumula e immagazzina per il suo futuro. Il problema nasce. No, no, il problema si ha che i genitori vogliono anche loro essere bambini e vivere la magia del Natale, anche pure per trasmissione di fede su questo argomento. Però, quando vale molto perché Babbo Natale viene, ti sta mezz'ora a recitare la poesia. Però se il genitore a Babbo Natale non gli comunica qualcosa, che cosa ha fatto durante la settimana, durante il mese, ma Babbo Natale che ne sa? È vero che ci sono gli elfi, la magia degli elfi, però se il genitore non si rende complice di Babbo Natale, Babbo Natale ha una difficoltà. Faccio un esempio rapido. Se io videochiamo, e il genitore se ne va in un'altra stanza. Io posso dire tutte le cose che voglio, però la comunicazione tra me e il bambino, quando il bambino chiuderà la connessione o la chiamata, andrà là. E se il genitore gli darà niente, in quel luogo, in quel momento, avrà preso niente, cioè è stata più una perdita di tempo che altro. Mentre invece, se il genitore è partecipe, quel bambino durante i 364 giorni che gli succederanno, avrà quello spirito pieno di gioia. È venuto Babbo Natale, la mamma ha detto, ha fatto, veramente vede, e si crea un'atmosfera. Questo è alquanto significativo, in cui si ha l'impressione che lo spirito del Natale è magico. Per questo lo spirito del Natale ti rende magico, perché c'è il complotto dei bambini più genitori più Babbo Natale. Assolutamente, assolutamente. La complicità nello scherzo soprattutto nella. Pure c'è il copricapo bello oggi. La Però complicità dello scherzo, così soprattutto della potresti. partecipazione. Ma Un elfo? Non chi l'elfo sei? Un te elfo l'ha mai dato commessa? come Perché. ruolo? No, l'elfo mai dato come L'elfo ruolo perché. No, io ho un elfo un po' comunista perché questo è un cappello magiano. Vabbè, non diciamo. dell'URSS Noi siamo. originale. Questo è. No, però. Graziano, noi Sono stato siamo. sempre Babbo Natale. No, Graziano. io. Elfo no perché sono sempre stato un po' grosso. Graziano, noi siamo apolitici, apartitici, No, la non ti politica non ci preoccupare che interessa. questo è un copricapo da elfo originale. Vedi, c'è pure il pizzo. No, è. L'ho messo anch'io per fare un po' il Babbo Natale anch'io. Intanto c'è una domanda di Salvatore. Di Salvatore. Intanto c'è il copricapo bello, perché non è giusto che solo Babbo Natale ha deve copricapo bello. Questo ce l'ho da un bel po' di tempo. Salvatore? Salvatore fa una domanda. Intanto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del mio cappello. Pensi di quei cartoni animati come South Park, dove ti disegnano come un rivale di Gesù, ti fanno combattere contro di lui facendo la sfida tra Natale consumistico e Natale religioso. Non so Allora, se hai questi capito. cartoni io non li ho.
Sì. Allora, questi cartoni, o fortuna o sfortuna, non li ho mai visti. Quindi mi dai un po' di, sto un po' in difficoltà perché appunto non so Però, nemmeno di cosa si parla. cartoni, cioè Però. più che il cartone in particolare, puoi commentare la scenetta, insomma, perché sono dei cartoni animati, anche di tematiche, non lo so, magari anche umoristiche, umoristici, che Allora, mettono Babbo Natale contro Gesù. Tu cosa ne pensi? chi getta cartoni animati ti vuole dare un messaggio. Il messaggio molte volte appunto c'è questa rivalità tra Gesù religioso, tra Natale religioso e Natale appunto contristica. Per quanto riguarda il mio parere, io l'ho detto già prima, dipende tu che valore dai a Natale. La tua famiglia, la trasmissione, festa, come avviene, per cosa avviene, per chi avviene. Babbo Natale è un mezzo, ma non è lo scopo, non è l'arrivo e non è l'inizio. Babbo Natale è solo un mezzo per far diventare quella giornata magica. Poi, ogni comunità ha la sua credenza. Noi che viviamo in un paese cattolico e la nascita in un paese cristiano di Gesù. Paese laico, Vabbè, paese laico, non mi non so. Babbo Natale, simbolo odinista. Comunque, tu cosa di questi cartoni un po' violenti e estremamente. Cosa ne penso di questi cartoni estremamente? Io Satirici. penso sempre che sì, io penso sempre che la visione dei cartoni animati è sempre regolamentata da un adulto. A me non sta a me giudicare cosa ne penso. Appunto perché mi trovi anche impreparato nell'argomento perché non ne so neanche uno. Il problema nasce se il genitore. Se il genitore dice che quel cartone va bene, va bene. Se va male, va male. Non sta a me decidere, non sta a me pensare, non sta a me niente. Il concetto è lo spirito del Natale, la diretta era impuntata per dopo che cosa? Babbo Certo. Natale, Natale, e stiamo andando fuori tutta. Dei No, cartoni no, animati, io sto cercando di satirici, buttarla estremi. un po' sullo spirito Ah, fanciullesco. Infatti mi sono anche adornato con la. sì. Ma no, sul fatto dei cartoni animati estremisti e satirici e roba varia, Non ne non, ricompete, avete, non mi compete a me, dovete scegliere il competente adatto che ne può parlare. Io per il insomma. Vabbè, momento ma posso parlare solo del quello. Natale. Babbo, devi pensare che quelli sono molto curiosi di sapere la tua opinione anche riguardante altri temi. Perciò devi capire Ma che si può anche andare un po'. purtroppo Però no. non ti Sì. preoccupare. Ti piace il baffo? Io sinceramente a me piace lo spirito fanciullesco del Natale. Mi piace È bellissimo. anche ironizzare su me stesso. Infatti, vedessi il cappello, vedessi la maschera. Però quello che ti volevo dire principalmente è che fondamentalmente, forse noi stessi guardiamo la realtà, magari crescendo sotto altre percezioni. In che senso? Nel senso che tendiamo a far perdere quella magia che di solito distingue quando siamo piccoli. Quello che dice Babbo Natale prima dell'intervento di Salvatore è che dobbiamo saper trasmettere anche agli altri questo Natale, come lo vogliamo questo Natale. Una festa becera, tranquilla, una festa con un reale significato. Questo sta a noi, secondo me. Sta a noi per capire anche noi il significato che diamo alle cose. E volevo chiedere a Babbo Natale, no? Guardando anche l'espressione, no, dei bambini, dei genitori, cosa hai notato che brillava negli occhi di questi bambini, che comunque erano, come detto all'inizio, felicissimi. Magari se poi ci leggi qualche letterina, se puoi, magari. Però tu cosa l'hai detto all'inizio, magari lo ripetiamo anche per chi si collega solamente adesso, ma fondamentalmente anche per espandere questa domanda. Cosa hai notato
nei bambini che secondo te che può servire no a noi adulti per vivere meglio il Natale? Intanto questa cosa che sto schiattando. Mamma mia. Fa freddo. Allora. Ecco qua. Cioè, hai visto i bambini che erano contenti, non ti ricevono un regalo mentalmente. E, hai visto, io noto spesso nei bambini una grandissima complicità e un'emozione. E ti volevo chiedere proprio come l'hai vissuta, cioè, ci hai detto ovviamente all'inizio, però come l'hai vissuta e che magari che insegnamento si può trarre da questa cosa. Buon Natale. Ci sei? Ecco, Babbo Natale, sì, sto qua. saltato un attimo. Perfetto. Allora, il Babbo Natale nasce da uno spirito che la famiglia mette a disposizione. Io l'ho detto già l'altra volta, essere qui nel 2020, in cui ci sono le tecnologie, c'è WhatsApp, c'è Messenger, c'è Instagram e via dicendo, abbiamo ancora il bambino, prende la penna, prende la carta e scrive: caro Babbo Natale, per regalo vorrei un telefonino nuovo e un paio di scarpe. Ok? Mica ha detto, ma vado su Amazon e me lo ordino. No, ha scritto due parole. Nel 2020 stiamo a due parole semplici, concise e circoncise. E questa è la magia, cioè ancora con la penna. Siamo abituati a scrivere con le tastiere del PC, con le tastiere. Il bambino scrive ancora con la penna e con la carta. Questo non è magia, e per me è magia. Il bambino che vede ancora che gioca a quel nuovo gioco Fortnite, che fanno ore e ore, giocano per ore e ore, però per scrivere a Babbo Natale utilizzano ancora la carta. Ma non è magia. Cioè, Come no? loro Assolutamente. che vedono molto, molto avanti rispetto a noi, siamo noi quelli che dovremmo scrivere ancora con carta e penna. Loro invece stanno Vero, vero. con le tastiere virtuali. No, loro si armano di penna e carta. Due parole vorrei. Grazie. Parole che non si usano più nel nostro vocabolario, perché ora Vero, vero. abbiamo tutto ci è dovuto e tutto ci è consentito. Invece vorrei, no voglio, vorrei e grazie. Per Hai me questo. ragione, hai ragione. Per me questo è quando si butta la polvere color oro oppure la polvere d'argento. Carta e penna, vorrei e grazie. Più magico di questo. No, ma hai riassunto Non lo ottimamente trovo. la questione, il fatto che magari spesse volte siamo anche noi adulti che dobbiamo correggere un po' con la nostra attitudine, perché molte volte pensiamo che si perde quando uno cresce, invece dobbiamo noi saper conservarla, anche perché ci fa rivivere bei momenti, come ci dicevi all'inizio, ci fa rivivere belle cose, belle situazioni. Senti, Babbo, io ovviamente ti ringrazio, aspetto sempre se ci sono altre domande, noi comunque siamo sui 39 minuti, abbiamo ancora tempo, quindi ragazzi non vi preoccupate, quando volete, Babbo Natale ci ha dato una disponibilità di un'oretta massimo e ovviamente chiunque voglia, perché non rivolgerti le domande a farle o scritte. Oh, per vincere la propria timidezza, io l'ho vinta tra un cappello buffo e un'altra. Parlare di Babbo Natale, ma il cappello più bello ce l'ha lui, cioè, il cappello più bello ce l'ha Babbo Natale, quindi non si vince questa battaglia fondamentalmente. E nulla, io voglio lasciare questo tempo per far fare delle domande a chi ci sta seguendo. Ovviamente.
vedo dallo schermo qui ci sono stati abbastanza seguiti anche da fuori Italia, quindi Babbo, anche da fuori Italia siamo riusciti a portare il tuo messaggio. Ovviamente spero che qualcosina di inglese possa averlo, cioè di italiano possa averlo capito, ma ribadiamo, per fare le domande, qualsiasi lingua comprensibile che posso tradurre per Babbo Natale, voi fatela. E aspettiamo un po' di domande, se no c'è un paio di domande. Una domanda un po' scema, dai, mentre aspettiamo che ci scrivono. Alla fine, quanti biscotti hai mangiato questo Natale, Babbo? C'è da dire tonnellate e litri di latte. Anche virtuali. Sì, anche virtuali. E anche virtuali. Fidui. Babbo, non ti sento più, però. Non so cosa hai detto. Ah, ecco, No, non c'hai sto l'assurdo. no, non sto parlando. No, no, si è Ho bloccata detto ci sono l'immagine, ancora ragazzi. i Che sbaglia nella residui. diretta. Ah, i bravi residui. Babbo Natale, ti faccio una domanda un po' stupida, però uno dei Sì. classici dibattiti di Natale. Questo è un po' fuori tema, ma non tanto, perché comunque parliamo sempre di Natale. Per Babbo Natale, meglio il pandoro o meglio il panettone? Questo me l'aspettavo. No, no, me l'aspettavo. Ah, me l'aspettavo, Allora, bene. meglio il pandoro o meglio il panettone? Dipende sempre con quale spirito lo panettone se il pandoro. E come la stessa Anche a cosa livello lo di gusto, anche spumante, a lo livello di gusto, eh? Anche a livello champagne. di gusto. Anche a livello di E gusto, dipende intendo. sempre come tu lo dai. Se io so che tu me lo stai dando con amore, un semplice si può magicamente deportare come una pietanza prelibata. Ma se il fagiolo me lo stai dando con furbizia, quel fagiolo può diventare anche scarto. Ho È capito, ho anche la capito. stessa cosa tra panettone e pandoro. Ma È dico proprio come. a livello di gusto invece, però. Proprio del mangiare, cosa nelle quali che ti Babbo piace di Natale più? accetta. Accetta tutto. Babbo Natale accetta tutto. Tutto accetta. Basta che sia fatta col cuore. Il Ah, cuore bella, è meglio che non bella. date niente. Hai ragione, ma soprattutto a Natale, perché comunque c'è da dire che questo spirito bisogna mantenerlo, cioè bisogna tramandarlo anche. Però non è nessuna preferenza di dolci particolare, anche per chi ci segue che magari non è partenopeo, che ha per dare qualche spunto di dolci. Un dolce Babbo Natale ce l'ha particolare. Quella là fatta con il cuore. E basta. Ah, oh. Quindi nessuna preferenza a livello di gusto, nessuna preferenza a Il livello di gusto ansia, deve basta che è essere fatta col il gusto cuore. del gusto. Esatto, il gusto della propria anima. Ogni panettone è materiale. È l'anima in cui lo vai a dare che diventa reale e diventa presente. Ti faccio questa E domanda quando tu che potrebbe assapori una cosa essere. presente, ha tutto un altro sapore, non è cacao, non è niente, è una cosa presente. Una domanda, perdonami che talvolta mi arrivi in ritardo l'audio, quindi non è che ti voglio interrompere, però ti sento un po' male oggi, forse è un problema mio. La prossima volta ovvieremo. Domanda un po' trabocchetto, ma sicuramente tu saprai rispondere. E di che sapore ha l'anima? Buona. Il sapore Che dell'anima, un sapore? sapore Esatto, quella. è un sapore indescrivibile perché ogni cosa, ogni gesto fatto col cuore è un sapore diverso. È una cosa indescrivibile. Se io so che X ha fatto di tutto per donarmi la campana in quel momento per me diventa commestibile. Se Y non ha fatto niente per donarmi la caramella per me è diventata veleno. Ho capito. Bella questa cosa, bella, molto bella. Mi fa piacere che ci siano messaggi del genere. Ogni cosa, ogni anima, ogni cosa donata ha un.
sapore diverso Quindi dall'altro. Quindi non ha quei sapori. è un'ampia gamma di sapori. No? Un È sacco di un sapori. Ecco, sapore extra al gusto, extra al gusto. perfetto, 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 perfetto. Allora, io attendiamo un paio di minuti, qualcuno ha qualche domanda da fare prima della chiusura. Intanto io, come sempre, metto in sovraimpressione il contatto Facebook di Babbo Natale. È vero che è finito già Natale, ma ci eravamo promessi di fare questa diretta post natalizia, anche se siamo ancora nelle feste, quindi lo spirito natalizio non è ancora del tutto finito. Però quello che ci piaceva condividere con tutti quanti voi, non era solo la live con Babbo Natale, che tra l'altro speriamo di poter replicare in una situazione migliore, nel senso dal vivo, non solo a livello virtuale, ma soprattutto le sue impressioni dopo questo Natale. E quindi vi invito a andare su facebook.com/babbonatale19, perché potete vedere tutte le attività che lui svolge, come le svolge, video vecchi, iniziative, insomma, è stato sempre attivo Babbo Natale sul suolo locale, insomma, nelle zone. E prima di salutarci, io voglio chiedere sempre qualche letterina in particolare che gli è piaciuta tanto di quelle che ha ricevuto, giusto per chiudere la serata con un messaggio soprattutto di spirito natalizio che possa appunto servire a noi per ritrovare questo spirito nel caso lo stessimo perdendo, perché purtroppo me ne rendo anche io Allora, conto, non è più come prima. le letterine sono tutte belle, solo Ma alla che fine non è che uno è più bello dell'altro, se ne vuoi leggere una a tuo piacere. no, sono tutte belle, solo che vediamo un poco. Addirittura qualcuno ha fatto la letterina con me sopra. Se Ma sì? vedi, Aspetta, ti aspetta, aspetta un somiglia? attimo. Aspetta un attimo, zoomiamo, aspetta un attimo. Mettila un po' più al centro, per Non so se mi somiglia. favore, metti un po' più al centro, Babbo. Un po' più in alto. Vai, vai, un po' più in alto, un po' più in alto. Aspetta, Ok, giusto di mi farla somiglia? vedere. Come no? E allora, niente, in questa lettera, oltre a dire quello che vogliono, c'è una frase che a me mi colpisce molto. Speriamo che ci accontenti, tanti baci. Speriamo che ci accontenti, tanti baci. Bello, Cioè, bello, bello. significa che il loro cuore già sanno che hanno fatto un qualcosa di sbagliato verso i genitori. Loro Vabbè, nessuno è dicendo: perfetto, no? speriamo che c'è problema. No, però qua stiamo parlando di ragazzi tra i 5 anni e gli 8 mesi stiamo parlando. No, Vabbè. e i 18 mesi stiamo parlando. Cioè, dire speriamo che ci accontenti da una ragazza di 3 anni, 4 anni, cioè che si che come puoi rimanere? Come puoi rimanere? Ma immagino, immagino, Come puoi immagino l'emozione. rimanere? Ho addirittura un'altra lettera. Questa è dei genitori. La lettera dei genitori. Addirittura Babbo Natale, noi ti salutiamo, ora decidi tu se possono o no ricevere i tuoi regali. Entro nella responsabilità e di dire: ah, e mo che mi fa? Certo, ti pongono come il giudice finale, tra virgolette, no? Della situazione. Esatto, come il grande Salomone. E una Nessun domanda? commento? No, nessun commento, però ti voglio fare un'altra domanda in mente adesso. Ma quest'anno non hai portato proprio nessun carbone a nessuno?
Nessuno nella lista cattivi, tutti quanti in lista buoni? L'ora del carbone non è di Babbo Natale da Befana, Ragione, ragione, errori scusami, derivando. lapsus. No, nel senso qualcuno nella lista Stai l'hai ricordando menato? un po' male. Scusami, un po' l'orario, sto digiuno. Babbo Natale, appena No. finiamo mi fiondo sulla pasta. Però Babbo lo faccio col cuore, no? Natale è il cuore. Babbo Natale è il cuore puro. Qualsiasi bambino che dice ho sbagliato, non farò più. Da nero diventa bianco. Ho capito, quindi un Quindi babbo. anche comunque pure che se stavano nella lista nera, con la mia presenza hanno capito, sono ribaltati nella lista bianca. Ho capito. Hai dato loro un dono prezioso anche di insegnamento, non solo proprio materialmente, virtualmente, no? E una cosa che ti voglio dire è Babbo Natale come le ha passate? Come le ha passate e come le sta passando queste feste particolari per quest'anno? Babbo Natale quando viene, quando si toglie il giorno di Natale, quando viene il giorno di Natale, le passa con la tristezza nel cuore, perché per vedere un'altra volta la gioia dei bambini devi aspettare un altro anno. Non me la Ed posso è immaginare. brutto. Ed è brutto perché è il momento bello, quello dell'interazione. Vedi proprio il carattere fanciullesco viene fuori. Per poi arrivare il 25 mattina e Babbo Natale è finito qua. Ed è molto brutto. Babbo Natale, diciamo che è diventato un po', non se ne può farne a meno delle feste natalizie. Diventa prima, Certo. nelle parti c'era molto l'usanza della Befana, ma invece molto l'usanza di Babbo Natale, non se ne può farne a meno, anche se il Babbo Natale non va nella quella casa. Però in quella casa si parla di Babbo Natale, Ah, anche perché ci sono molti film, ma ci sono anche i film natalizi, appunto, che vanno nelle case, nei media, a parlare di Babbo Natale. Quindi di Babbo Natale ora non se ne può farne a meno non parlare, anche se non va nelle case, anche se un Babbo Natale non va nelle case. è onnipresente, Però Babbo onnipresente. Natale è sempre presente. E quindi, giusto per concludere, no? Lo so che l'hai detto già, perdonami se mi ripeto, ma io lo faccio anche. Salutiamo Domenico Andreozzi che ci ha raggiunto. Anche per Domenico, un saluto te lo faccio calorosamente, anche di buone feste, insomma, se non ci vediamo. Virtualmente o telefonicamente, insomma, dai miei contatti ti mando un saluto. Domenico ha partecipato con noi a tante dirette, tra cui anche quella di Leibniz qualche tempo fa, insieme al professore Mario Manzi, che oggi è un po', Ciao è un Domenico, buon po', Natale, buon oggi Natale. è un po' assente il professore Mario Manzi, ma non fa niente. Intanto salutiamo Nurglo, scusami, da Modena che ci sta seguendo. Salvatore, vabbè, sta di là, sta seguendo. Maria, David Amore. e anche Domenico, un altro Domenico, Domenico Grande, ciao, buon Natale, che ci sta seguendo anche lui. Salutiamo tutti, insomma. Ultimi, ragazzi, ultimi commenti e poi Babbo Natale deve lasciarci perché il tempo sta per scadere. Io intanto ti ringrazio ancora, Babbo Natale, per il tuo... Dimmi, scusami. Allora, prima che ci salutiamo, voglio fare due saluti, Certo. Aspetta, perché ma ti è metto una in cosa zoom dal così mio ti do cuore. il momento apposta per te. Vai. Ok. Un saluto principale va alla Digital Studio di Lorenzo Santella, in quale mi ha offerto la sua professionalità per portare questo Babbo Natale 2020 nelle case delle persone. Un altro saluto va all'Enci Caffè in via Selva, qualità e cortesia. L'asta solo la prima scelta, dalla seconda scelta in poi non c'è più niente. Qui io faccio un ringraziamento all'Enci Caffè, quale anche lui mi fa sentire
casa sua, nella figura di Salvatore De Falco e a tutto il suo staff tecnico. A noi fa piacere sostenere Taggi Local, quindi assolutamente ci fa piacere che mandi questi saluti. Intanto, Babbo Natale, è arrivato un messaggio, sempre da Manuel, che intanto ti saluta con un emoticon di un boccale di birra. Non so se Babbo Natale beva la birra. Babbo Natale beve la birra? Io non la bevo personalmente. Babbo Natale, La festa della birra si fa a ottobre, Oktoberfest, Oktober esatto. Festival, ma non si fa adesso. Emanuele ti chiede se hai ricevuto qualche regalo inaspettato. Allora, una cosa che voglio dire molto seriamente, anche se fino a abbiamo parlato solo seri, nel corso, cioè abbiamo festeggiato il Natale. Oggi si ricorda un avvenimento molto triste, il quale si ricorda. Un attimo solo. Questo Si Babbo ricorda? Natale è un po' gigante. Vai, vai, prego. Il bello della diretta. No, no, è quella della diretta, è Si proprio bello. ricorda una cosa molto triste. Si ricorda una cosa molto triste. Cioè, si ricorda la morte degli innocenti. Cioè, dove i bambini da 2 anni in giù dovevano morire perché Re Erode voleva a tutti i costi uccidere Gesù. Il regalo inaspettato io l'ho avuto. È quello appunto che sono entrato nelle case delle persone dove io credevo che andavo a fare un fiasco totale. Perché io non credevo di avere l'attenzione dei bambini anche in forma virtuale. Ma io invece il regalo della magia del Natale è stata proprio quella di entrare nelle case virtualmente e avere accesso. Un regalo più bello di questo io non lo riceverò mai, e già lo so. Ottimo, ottimo. Intanto stavo rispondendo a qualche messaggio anch'io, perché veramente le persone mi stanno dicendo: ma come fai? Dove posso contattare Babbo Natale? Lo voglio pure io. Io l'ho sempre messo e lo rimettiamo il link per contattare Babbo Natale. E con questo Sì. messaggio bellissimo tuo, grazie assai veramente perché hai portato gioia in questa piccola associazione, tra virgolette, perché quando ho fatto la prima diretta tutti quanti erano entusiasti: wow, Babbo Natale, wow, veramente, ma fate un'altra diretta con lui. Io ho sempre detto sì, e mi fa piacere che questa sia stata seguita tantissimo. E quindi sono io a ringraziare te per aver portato lo spirito del Natale. Ho fatto pure lo scemo oggi con un po' di cappello, insomma, per il fanciullisco. A me piace entrare nello spirito fanciullesco e so che quando vengo, come ti posso dire, assecondato, do il mio meglio, insomma. Quindi io ti ringrazio a nome di tutti quanti, a nome di Vault Lab, ti ringrazio tantissimo per il tuo spirito e per tutto quello che l'hai portato. Se non ti preoccupare, ti faccio parlare. Vai, vai, prego, prego. Io il regalo più bello adesso me lo deve fare Graziano, che è quello che insieme a tutti i suoi collaboratori, Certo. sia dal livello di vista, a livello di vista culturale, di associazionismo e roba, e sia a livello Graziano, un batterista. Sì, lo sanno Babbo tutti, non Natale ti si deve andare a fare la preoccupare. fotografia di gruppo Ma guarda, e Babbo dobbiamo Natale. fare un poster.
Dobbiamo No, fare è... un poster quanto è grande tutta la parete. assolutamente, assolutamente. Babbo Natale, noi ti vogliamo nel prossimo photoshooting dei jumpscare, perché noi quando arriviamo a Natale facciamo, ma che dobbiamo fare come post di Natale per ringraziare le persone? Ma quest'anno abbiamo avuto Mark dei Suicide Silence che ci ha fatto gli auguri. I Suicide Silence, per chi non li conoscesse, è un gruppo heavy metal famosissimo, deathcore famosissimo. Lui ci ha fatti, infatti in americano mi ha detto Graziano. Infatti c'è sempre questo problema con gli americani che non riescono a pronunciare bene il mio nome, va bene. Però l'anno prossimo, veramente, Babbo Natale, io fuori servizio, vieni nello studio giù quando sarà possibile accocchiare tutti quanti, te lo dico proprio in napolitano, te lo dico, quando è possibile accocchiare tutti quanti, facciamo una foto bella tutti quanti, noi con i vestiti di scena nostri, tu col vestito di Babbo Natale, facciamo la foto con insomma screen, quindi ci mettiamo anche se non stiamo al Polo Nord, ci mettiamo con lo sfondo tutto a posto. E ti voglio anche una foto sulla batteria, perché la mia batteria è di colore rosso, rosso trasparente, quindi voglio una foto Va con Babbo bene, va Natale bene. sulla batteria. E anche perché comunque quando ok, sono disponibili anche online, però noi vogliamo sempre coinvolgere le persone, però quando si potrà riprendere con le attività, Babbo Natale ci sponsorizza corsi di musica che faremo nell'associazione. Quindi mi raccomando, Babbo Natale, a parte i poster, a parte le foto, a parte il caffè, oramai siamo tra virgolette a culo e camicia, si suol dire, a livello di rapporti. Io, ragazzi, conosco Babbo Natale dal vivo e ne vado fiero. E questa è una cosa che teniamo solo noi qua. Quindi è un merito che io porto con lo stendardo molto impavido, io riconosco Babbo Natale, che bello, però voglio dire che a nome di tutti quanti, di tutta la situazione, come si suol dire, ti ringraziamo per la disponibilità, la cortesia, il supporto, ma soprattutto per la volontà nel fare un qualcosa di diverso e portare lo spirito del Natale nella casa delle persone. Io con questo ti lascio gli ultimi saluti e poi ci salutiamo. Intanto salutiamo il nostro amico Giovanni Battista che ci sta seguendo e lo ringrazio anche lui per avermi fatto conoscere Babbo Natale, perché mi ha dato il contatto diretto. Io ho il numero di WhatsApp con prefisso 00, quello del Polo Nord, eh? Non ve la posso condividere, però, che è un riservatezza, insomma. Prego, prego, Babbo Natale, gli ultimi saluti. Allora, io saluto, oltre a già citato Digital Studio di Lorenzo Santella e Leggi Caffè di Salvatore De Falco, saluto tutti coloro che hanno voluto Babbo Natale nelle loro case per i propri figli, i propri nipoti, i propri parenti, amici e affini. Io saluto Graziano con tutta la sua associazione, il gruppo di musica. Anche se Graziano già lo sa, dovrò essere ospite suo per una fotografia di Certo, gruppo, certo, certo, certo. fotografie di batteria, fotografie in modo Tutto generale. quello che vuoi, A sei tutti ospite. voi, continuate a fare buone, a tutti voi, continuate a fare buone feste e soprattutto un buon anno, sperando che sia un anno che tutti noi vorremmo. Cioè, riabbracciarci tutti. Esattamente. Con queste parole vi saluto e vi ringrazio. Prego. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Non so quando, ma ci vedremo sicuramente. Un abbraccio, un saluto circolare a tutti. Da Graziano e Babbo Natale, buonanotte.